Allora, buonasera a tutti e benvenuti allo Spazio Life. Questa sera abbiamo ospite Lorenzo Loprete che sostituisce Sara D'Angelo che ha avuto un contrattempo all'ultimo minuto. Grazie Lorenzo per aver accettato e grazie soprattutto per aver accettato con così scarso preavviso. Allora, Lorenzo, così come Sara, è membro dell'associazione Vita da Cani, che nasce nel 92 ad Arese, nella provincia nord-ovest di Milano, e che è dal gennaio 2001 una onlus. Allora, per iniziare, ci puoi spiegare, Lorenzo, in breve, quali sono le attività della vostra associazione? Allora, diciamo che la nostra associazione si occupa degli animali della nostra società. Insomma, l'obiettivo filosofico che ci siamo dati è quello di cambiare radicalmente il rapporto tra gli esseri umani e gli individui animali nel mondo che ci circonda. Poi le nostre attività più concrete riguardano la gestione di due parchi canini, di due santuari per gli animali da reddito e anche diversi progetti che appunto riguardano questi animali. Senti, una parte interessante e rilevante della vostra attività di volontariato consiste nel, diciamo, prelievo e riabilitazione di animali da laboratorio, cioè di quegli animali come topi, cani, criceti, poi mi dirai tu quali specie sono le più frequenti, che hanno subito uno o più cicli di sperimentazione in laboratori appunto di ricerca scientifica e che verrebbero destinati normalmente alla soppressione. E che voi invece riuscite, non senza difficoltà, che poi mi racconterai, a salvare e a molto spesso restituire una vita quasi normale dopo un periodo di riabilitazione. Allora, volevo chiederti innanzitutto come avvengono questi prelievi di animali dai laboratori, cioè come fate a sapere innanzitutto che in alcuni laboratori ci sono degli animali che potenzialmente possono essere salvati? Come sono i vostri, come prendete contatto con i laboratori? Ma allora, questo è uno dei pilastri del progetto DL4, che appunto prende il nome da DL4, che è stato il primo cane beagle salvato dalla nostra associazione ormai veramente più di un decennio fa, e il nome viene ripreso dal test di tossicità DL50, in cui a un tot di animali vengono somministrate delle sostanze tossiche fino a quando non ne muore la metà, e in questo modo si stabilisce il DL50 di una determinata sostanza. Diciamo che in tutti i laboratori, in questo che è presenti in Italia in questo momento, che ogni anno uccidono più di 1 milione di animali di diverse specie, ci sono dei topi, dei cani, dei conigli, dei ratti, criceti, gerbilli, animali veramente di tantissime specie diverse, che potrebbero essere salvati. Alla fine della sperimentazione, molti di questi protocolli non prevedono l'uccisione degli animali, specialmente negli esperimenti di psicologia soprattutto, o anche molto spesso i laboratori comprano degli animali a diversi lotti e poi si rendono conto che non gliene serve quel numero così alto e quindi a fine anno c'è uno scarto di magari 200-300 animali in prevalenza roditori che dovrebbero essere uccisi perché sono surplus. Quindi negli anni l'associazione è riuscita a stabilire un contatto con molti di questi laboratori e quando si presentano occasioni del genere, gli animali ci vengono semplicemente affidati perché per la struttura sarebbe un costo smaltirli, ucciderli tutti quanti, invece noi ce ne prendiamo cura e li restituiamo alla loro dignità di individui, dignità di individui. E una cosa che comunque viene precisare è che in realtà però la maggior parte degli esperimenti si conclude necessariamente con l'uccisione degli animali, quindi è proprio esplicitamente scritto che gli animali dovranno essere sacrificati, come c'è scritto, che poi in realtà vuol dire decapitati o dissanguati o addormentati con gli anestetici e poi dissezionati. Questa è la fine che fanno il 99,9% degli animali nei laboratori. Quello 0,1% si riesce a salvare in questo modo. Poi negli ultimi anni questo progetto ha assorbito praticamente gli animali provenienti dalla chiusura di alcuni allevamenti destinati alla sperimentazione animale, quindi non direttamente animali che hanno subito una sperimentazione, ma animali che venivano da posti dove erano stati fatti nascere apposta per essere venduti ai laboratori. Però i sintomi che si presentavano su questi animali erano gli stessi, quindi sindrome da deprivazione sensoriale, quindi animali come cani, topi o ratti che non hanno mai visto la luce del sole, che non hanno mai sentito il vento sulla loro pelle, non hanno mai visto l'erba, non hanno mai visto l'alba, non hanno mai visto neanche la notte, perché appunto i cicli
sia nei laboratori che negli allevamenti i cicli diurni e notturni sono dati semplicemente da luci calde che si accendono oppure la notte da luci al neon, quindi sono animali che non hanno mai vissuto, sono sempre rimasti in una situazione di sospensione. Sicuramente avrete sentito tutti parlare della vicenda che ha riguardato Green Hill, e infatti ci siamo occupati di molti cani usciti da Green Hill e li abbiamo fatti affidare a delle famiglie, ma prima ancora ci siamo occupati della chiusura di Morini, che è stato l'altro allevamento di cani beagle presente in Italia destinato ai laboratori di vivisezione, e da lì appunto abbiamo recuperato e poi fatto affidare più di 280 cani beagle e circa un migliaio di roditori tra topi e ratti. Senti, dopo ti chiederò appunto in particolare delle condizioni in cui arrivano questi animali, certo. Però volevo capire con te, quindi sono i laboratori stessi che vi contattano adesso quando hanno gli animali? Allora dipende poi dal tipo di, insomma, con alcune magari strutture ci sono dei rapporti del genere, dipende anche molto dalla sensibilità di chi lavora lì, magari c'è qualche, non so, può sembrare una banalità, ma anche una semplice segretaria, ad esempio, che è a conoscenza del fatto che questi animali devono essere uccisi ma potrebbero essere salvati, e magari una persona sensibile ci contatta. Se no, comunque c'è un costante lavoro di contatto diretto proprio con queste strutture, e si cerca di far sì che gli animali vengano affidati in questo modo, anche se appunto in realtà non sono molti le situazioni in cui questo può avvenire, insomma non sono molti i protocolli che non prevedono l'uccisione degli animali, e non capita molto spesso che rimangano animali inutilizzati che andrebbero uccisi perché sono un surplus, però comunque accade in questi anni di animali in questo modo, li abbiamo salvati veramente migliaia. Senti, volevo chiederti, sul vostro sito leggevo anche che in genere, diciamo, con questi ricercatori con cui avete contatti c'è una sorta di patto non scritto di riservatezza, nel senso che molti di loro non vogliono far sapere in che condizioni vi arrivano gli animali. Sì, infatti, proprio perché è da lì poi che si vede come, diciamo, si ha la segretezza che permette a questi posti e a questi laboratori di lavorare in tranquillità, perché appunto se si vedessero le condizioni in cui questi animali sono condannati a vivere ogni giorno, probabilmente le persone sarebbero meno propense a liquidare la sperimentazione animale come un problema non loro, no? È una guardare questi animali negli occhi, vedere i segni sulla loro pelle, vedere che reazione hanno di fronte a un essere umano è veramente angosciante, perché si riesce, guardando i loro occhi, a rivivere un po' tutto quello che hanno passato, e quindi sì, c'è un po' una, diciamo che ovviamente per poter mantenere un profilo che ci permetta di salvare più animali possibili, insomma non si vuole poi fare troppa, tra virgolette, pubblicità ai posti da cui arrivano, perché sennò non ne farebbero più uscire, no? Se capissero che non uccidendo questi animali gli arriva pubblicità negativa, o comunque si capisce veramente che cosa fanno, li ucciderebbero tutti, punto e basta. Quindi, dato che il nostro obiettivo primario è sicuramente salvare questi individui, dobbiamo scendere un po' a questo compromesso, ecco. Quali sono le specie che salvate più spesso? Immagino i topi, che sono i più comuni. Diciamo che sì, prima della chiusura di questi due allevamenti sicuramente i topi e i ratti avevano, anche perché poi sono gli animali che vengono prevalentemente utilizzati durante le sperimentazioni, sono circa l'80% del milione di animali che muore ogni anno nei laboratori, ma comunque anche moltissimi cani beagle. Diciamo che ci siamo sempre occupati, a parte rarissimi casi, ma sono sempre topi, ratti, conigli e cani. È molto difficile altre specie. Ok, senti, in che condizioni fisiche e psicologiche vi arrivano questi animali? Magari parliamo dei cani, perché sono la specie che la gente comune conosce meglio. Certo. Diciamo che i cani arrivano ovviamente tutti terrorizzati, nel senso che non hanno mai avuto nessuno. Come? Hanno paura dell'uomo, quindi. Sì, sono terrorizzati sia perché non hanno mai avuto un contatto sereno con gli esseri umani, nel senso che
I posti da cui arrivano, cioè gli allevamenti in cui nascono, sono già dei posti in cui non conoscono mai gli esseri umani, ma gli viene semplicemente buttato il cibo e l'acqua e viene pulita il box ogni tanto, quindi non hanno mai nessun contatto con l'essere umano. Quando arrivano poi nei laboratori, invece, i contatti con gli esseri umani ci sono, ma sono dei contatti ovviamente terrificanti, vengono manipolati in continuazione, vengono sottoposti a prelievi, vengono sottoposti all'inalazione di sostanze tossiche, alcuni vengono sperimentate magari tecniche chirurgiche, insomma la gamma di esperimenti è veramente vastissima che si fa sui cani, però una delle... Cioè, la cosa più terrificante è sì, vedere il loro sguardo di quando noi ci approcciamo a loro con serenità, con un animo positivo, ma loro sono pietrificati, terrorizzati, non cercano neanche di scappare, cercano proprio di scomparire, cercano solo di sperare di non essere scelti, insomma, proprio perché sanno che quando una persona si avvicina sarà per trascinarla su un tavolo metallico e fare chissà che cosa. Invece poi piano piano si aprono, acquistano fiducia e gli si apre il mondo, insomma, è veramente entusiasmante vedere il percorso di crescita di questi animali, di vedere come possono cambiare. Poi molti arrivano con patologie del pelo, ad esempio. Mi ricordo in modo molto vivido di cani arrivati completamente nudi, senza neanche un pelo, con una rogna terrificante, e sembravano appunto venuti veramente dall'inferno. In realtà sono venuti appunto dai posti dove viene fatta sperimentazione o dove gli sarebbe stata fatta da lì a breve. Poi, vabbè, i topi invece sono animali che hanno un destino ancora più triste, secondo me, perché mentre i cani hanno poi la possibilità di rifarsi una vita, tra virgolette, i topi molto spesso hanno iscritto nel loro stesso DNA, vengono modificati geneticamente affinché sviluppino tumori o deficit cerebrali. E quindi molto spesso non hanno neanche l'illusione della libertà e muoiono tra atroci sofferenze alle quali non possono in alcun modo sottrarsi. È veramente angosciante pensare che siamo riusciti a relegare a un destino simile degli individui, degli altri esseri viventi che come noi vogliono soltanto essere liberi e godere del mondo come ne godiamo noi. Senti, volevo chiederti a questo punto, voi come associazione avete anche ricevuto molti, o credo tutti, gli animali che sono stati prelevati il 20 aprile scorso al Dipartimento di Farmacologia di Milano, no? Quindi soprattutto topi, mi sembra un coniglio, o forse più conigli, e poi non lo so se ci fossero altre specie, ma credo che la maggior parte fossero dei topi. Sì, esattamente. Abbiamo ricevuto diverse centinaia di topi e un coniglio. Il coniglio ha trovato subito l'adozione, però la cosa importante è che adesso stiamo aspettando, cioè in corso la trattativa, per portare fuori anche tutti gli altri animali rimasti in quello stabulario, che ormai, date le conseguenze dell'azione che è stata fatta, non sono più utilizzabili perché sono stati contaminati e soprattutto i cartellini identificativi di questi animali sono stati mischiati, quindi non è più possibile risalire quale specifico animale fosse riferito a quale sperimentazione, quindi l'università non può più utilizzarli come degli strumenti ed è in corso la trattativa e probabilmente nei prossimi giorni arriverà anche tutto il resto degli animali che sono 18 conigli e un numero spropositato di topi, tra i 2 e i 3.000 topi. Ah, accidenti, una bella cifra. Senti, tra questi topi che avete ricevuto ce n'erano anche un numero imprecisato, privi di sistema immunitario, cioè i cosiddetti topi nudi, i Sì. quali, diciamo, secondo alcuni ricercatori erano destinati a morire nel giro di 24 ore. Ora su Facebook girano delle foto di questi topi nudi che sembrano apparentemente stare bene. Sì, Come sta? guarda, i topi nudi stanno benissimo, siamo in costante contatto con le persone che li hanno adottati e non mostrano in alcun modo nessun segno di sofferenza o di
insomma, non si sono per niente ammalati. Appunto, avevano detto che sarebbero morti entro 24 ore. In realtà, ormai sono passati diversi giorni, stanno tutti benissimo. Probabilmente siamo riusciti a risalire a quale esperimento quei topinodi fossero stati utilizzati. E molto probabilmente sono stati geneticamente modificati per non esprimere una proteina del cervello che è connessa allo sviluppo neurologico. E i fini di questo esperimento è creare un modello che possa descrivere l'autismo negli esseri umani, perché però appunto, vabbè, senza soffermarci, addentrarci nell'assurdità scientifica di far sì che un topo geneticamente modificato per non esprimere una proteina possa in qualche modo assomigliare a un essere umano affetto dall'autismo, e questo spiega molti dei loro comportamenti, perché appunto, come si può vedere nel video girato dai ragazzi che sono entrati sabato 20 aprile, si vede che quei topi cercano disperatamente di uscire, sbattendo ritmicamente la testa contro il bordo della gabbia, quindi con un comportamento assolutamente particolare. Infatti, sì, non hanno proprio, insomma, sono degli animali con dei deficit cerebrali molto accentuati alcuni. Infatti, dai protocolli è emerso che c'erano esperimenti sull'autismo, sul Parkinson, che poi appunto questi esperimenti hanno dei titoli altisonanti che possono veramente indurre le persone, cioè sono fatti in modo da indurre le persone a pensare che in quel posto si stesse cercando veramente una cura per delle persone che stanno soffrendo. In realtà, appunto, ad esempio, per creare il Parkinson, che bisogna ricordare, è una malattia che viene sviluppata unicamente dall'uomo. Neanche nelle scimmie a noi più vicine il Parkinson insorge naturalmente. Bisogna indurlo il Parkinson. Come lo si induce? Praticamente creando delle lesioni nel cervello ad esempio, con degli strumenti, ad esempio un laser o anche delle iniezioni di liquidi di varia natura, e si vanno a bruciare alcune cellule neurologiche in punti precisi del cervello, e questo è chiamato modello del Parkinson, ma ovviamente non ha niente a che vedere con ciò che il Parkinson è negli esseri umani, però di fatto questi animali appunto mostrano questi sintomi, quindi tremori, comportamenti stereotipati, apatia, alcuni non mangiano ad esempio, fanno molta fatica a mangiare, sono visibilmente sofferenti, e infatti insomma, ce ne sono molti che sono usciti da lì in condizioni abbastanza critiche. Ho capito. E senti, come procedono le adozioni dei topi? Sono stati tutti affidati o ne avete ancora qualcuno? No, ancora ne stiamo ospitando un bel po', ma siamo veramente rimasti sorpresi dalla risposta che c'è stata tra le persone. Davvero moltissimi si sono presentati per poter adottare questi topi, molti che avevano già esperienza in questo tipo di animali, perché poi appunto negli anni presso la nostra associazione si è creato un po' diciamo, chiamiamolo un giro di persone consapevoli di questi argomenti, che quindi si sono già prese cura dei topi in passato che avevamo recuperato dai laboratori. E molti altri invece sono venuti a conoscenza di questo argomento, ad esempio tramite Facebook o tramite i quotidiani che ne hanno parlato, si sono informati e hanno deciso di adottare uno di questi animali, che appunto credo sia una cosa molto bella, perché riduce la distanza che abbiamo creato con questi animali, no? Li vediamo da noi così distanti, così. Non so, li giudichiamo come degli animali semplici, cioè un po' ci viene da chiedere che senso abbiano i topi, no? Invece, quando poi decidiamo di offrire loro un riparo, una casa, di prenderci cura di loro, ci mostrano veramente tutta la loro immensa complessità, tutta la loro incredibile voglia di vivere, no? Sono animali che sanno comunicare con il loro muso, con i loro baffi, con le loro zampette. Veramente delle cose molto, molto profonde, che secondo me varrebbe la pena che ognuno di noi approfondisse, ecco, dando una possibilità a questi animali. Senti, per i cani, che immagino siano animali, in realtà non lo so, ma forse sono animali socialmente più complessi dei topi, avete
Avete un programma di riabilitazione, non so, vi fate aiutare da qualche veterinario comportamentalista o da qualche struttura specializzata? Sì, diciamo che negli anni abbiamo sviluppato un protocollo di riabilitazione per questi animali, che principalmente, diciamo, lo scoglio più grosso è la sindrome da deprivazione sensoriale. Insomma, sono animali nati e cresciuti a volte per anni, hanno vissuto in ambienti totalmente sterili, totalmente privi di qualunque segnale, di qualunque natura, insomma. Quindi sono animali che nascono per la prima volta quando escono da questi posti. E per avvicinarli nel modo giusto, per dargli il tempo di scoprire piano piano il mondo, e c'è bisogno di un percorso che in alcuni casi può essere veramente lungo e difficile. Però per fare questo, infatti, ci appoggiamo a degli etologi molto bravi, molto consapevoli, che sanno che animali si stanno trovando di fronte, insomma, non ci si può muovere a caso, no? In questi casi è una cosa molto, molto delicata, perché appunto aiutare lo sviluppo di un cane che già adulto si trova a scoprire per la prima volta cosa sia una ciotola, ad esempio, che è una cosa normalissima per qualunque dei nostri cani che abbiamo in casa, mentre loro non hanno mai visto delle ciotole, hanno sempre bevuto attraverso dei beverini impiantati al muro che leccandoli rilasciavano delle gocce d'acqua, e hanno mangiato delle mangiatoie lunghissime in molti cani, insomma. Ad esempio, non sanno una cosa terribile che si può notare, come un cane nato e cresciuto normalmente fa la pipì, fa la cacca come fanno tutti i cani, ma non ci va mai sopra, no? È molto difficile che un cane che abbia avuto uno sviluppo normale si sporchi con le sue stesse feci. Invece questi cani non distinguono, no? Le loro feci da qualcos'altro, e quindi le fanno dappertutto e ci vanno in mezzo senza nessun problema. Questo può sembrare una cosa banale, invece è un sintomo di stress e di uno sviluppo deviato che è veramente terribile, angosciante per un cane. Sì, certo, infatti stavo proprio per chiederti se la deprivazione sensoriale di cui soffrono negli anni di vita in laboratorio li determina in loro un ritardo nello sviluppo, una deviazione dello sviluppo. Sì, no, infatti è una, diciamo che, nonostante poi appunto veramente adesso tutti i cani che sono stati salvati con questo progetto sono stati adottati e vivono in famiglia, da noi ne sono rimasti veramente pochi, però li si riconosce sempre, cioè si vede sempre la differenza rispetto a dei cani tra virgolette normali, no? O anche si vede anche la differenza con altri cani problematici che magari hanno subito maltrattamenti e quindi sono diventati aggressivi. Si vede la differenza, perché questi sono invece cani che tendono ad annullarsi completamente, no? Come dicevo prima, a scomparire, a rimanere immobili. Sono sguardi che si riconoscono sempre in un cane, trovano il coraggio di esplorare. Ho capito. Senti, ti faccio un ultimo paio di domande. Secondo te sarebbe possibile fare in modo un numero maggiore di questi animali venga liberato dai laboratori? Cioè, ci sarebbe un modo per incentivare i ricercatori a liberarne di più quando questo è possibile? Cioè, quando non è, diciamo, quando la soppressione non è necessaria per l'esperimento? Ma sicuramente sarebbe molto semplice, sì, anche perché le associazioni che si occupano del recupero di animali salvati dai laboratori si sono moltiplicate negli ultimi anni. Me ne vengono in mente diverse che si occupano, alcune specificatamente dei roditori, dei topi e dei ratti, ad esempio, alcune che si occupano specificatamente dei conigli, e hanno tutti gli strumenti per poter far fronte agli animali che potrebbero uscire in questo modo dai laboratori. Basterebbe, non so, ad esempio imporlo per legge, spiegare che tutti gli animali che non vengono uccisi alla fine di una sperimentazione, anziché essere soppressi perché sono di più, devono essere affidati a queste associazioni con le quali ci si può convenzionare. Non sarebbe una cosa difficile da fare, basterebbe la volontà politica, un po'
e di consapevolezza. Poi sicuramente una cosa molto importante che andrebbe fatta per noi, ovviamente il nostro obiettivo è quello di vedere la sperimentazione sugli animali e qualunque uso degli animali completamente cancellato dalla nostra società. Noi vogliamo un mondo in cui gli animali e gli uomini possano vivere liberi, in pace tra di loro. Però una cosa che, appunto, questo è il nostro sogno, ma ci rendiamo conto che probabilmente lo otterremo tantissimo tempo passando attraverso diverse fasi. Secondo me, per quanto riguarda gli animali nei laboratori, una fase molto importante sarebbe quella di pubblicare, rendere pubblici i protocolli di sperimentazione che vengono effettuati su questi animali. Questo perché è giusto che si sappia cosa sta succedendo in questo momento nei laboratori, quali siano le sostanze che vengono testate, quali siano gli esperimenti ai quali questi animali vengono sottoposti. Le informazioni e la consapevolezza devono passare attraverso la verità dei fatti. Insomma, noi vogliamo che le cose vengano fatte alla luce del sole, quindi anche che molti esperimenti totalmente inutili e assurdi che vengono effettuati. Ad esempio, un esempio lampante e recente che mi viene in mente è che il coniglio liberato dall'azione del 20 aprile e gli altri che adesso stanno aspettando di essere liberati venivano utilizzati per studiare dei farmaci che potessero contrastare la dipendenza da nicotina, ad esempio. Sì, infatti ho letto tra le ricerche fondamentali per la vita umana che l'azione di Milano avrebbe distrutto, ce n'erano anche alcune sulla dipendenza da nicotina. Sì, ad esempio, o anche degli esperimenti sull'obesità, ad esempio, o esperimenti sull'abuso di sostanze stupefacenti, sui principi attivi della marijuana. Veramente stiamo facendo pagare agli animali il prezzo della nostra vita autodistruttiva, insomma. Non ci vogliamo neanche assumere la responsabilità di quello che facciamo direttamente, ma uccidiamo gli animali per trovare un modo di continuare a fare ciò che ci autodistrugge. È veramente un controsenso, è una cosa assurda ed è bene che le persone siano consapevoli di ciò che accade. Certo. Aggiungo come ciliegina sulla torta, tu hai citato studi sulla marijuana e la marijuana è una pianta che ha proprietà curative note da secoli e come sappiamo tutti è illegale, cioè io non posso curarmi con la marijuana, però in laboratorio studiano le proprietà della marijuana sui topi, mi sembra logico. Senti, io ti ringrazio molto per questa intervista e prima di chiudere volevo appunto dare qualche informazione, insomma, per chi volesse magari dare una mano all'associazione adottando qualcuno di questi animali o magari adottandoli a distanza, può andare sul vostro sito che è www.vitadacani.org e immagino lì troverà tutte le informazioni. Esattamente. Perfetto, senti Lorenzo, io ti ringrazio ancora moltissimo e alla Grazie prossima. a voi, alla prossima. Ciao. A tutti, ciao.